Il Napoli disintegra la Juve al San Paolo, Napoli 5, Juventus 1. Ragazzi, che cosa dire di questa partita? Secondo me c'è stata una differenza in campo, una differenza abissale, cioè che il Napoli ha giocato a calcio e la Juventus no. Il Napoli ha segnato per la seconda volta nella storia 5 gol alla Juventus, la prima volta è stata nel 1988, mentre la Juve non subiva 5 gol dal 1993. Insomma ragazzi, c'è poco da parlare di questa partita, il Napoli ha nettamente dominato e ha meritato la vittoria. Quindi per me bisogna ragionare più in ottica campionato. Questa può essere una vittoria che porta il Napoli verso lo scudetto? Per molti la risposta sarà sì, ma io continuo a dire ancora di no. Semplicemente perché manca ancora più di metà campionato. Ok, poi il Napoli sta facendo davvero benissimo, sta andando il triplo degli altri. Perché poi noi diciamo la Juve sta facendo male, il Milan fa male, l'Inter fa male. Ragazzi, il Milan l'anno scorso ha vinto lo scudetto e quest'anno nel girone di andata sta facendo meglio rispetto all'anno scorso fino a questo momento. Quindi non sono le altre che vanno male, ma è il Napoli che va di più. Cioè, nel senso, secondo me è ancora lunghissima. Poi che il Napoli in questa partita è stato di un altro pianeta, sono d'accordo.